mondo, ok? Quindi ti abbiamo preparato un piccolo test per vedere se sei pronto proprio a livello 1, non tanto tattica tecnica, ma nel rapporto con i tuoi giocatori. Abbiamo Vai. qui in studio 5 calciatori, fategli un applauso. Di 5 nazionalità diverse. Dalla Russia con la maglia numero 3 Andrea, dalla Cina Gabriele, dal Brasile Ronny, dal Senegal Cheikh, spero di averlo pronunciato correttamente, dal Libano Mohamed. Ognuno di loro ti dirà una cosa. Tu dovrai capire, ovviamente nella sua lingua madre, dovrai capire se è un complimento o un insulto. Così poi non ti fregano più, Dani, ok? Così, quando sarai lì, perché poi fanno i furbi questi, sanno che tu magari non parli tutte le lingue, così. Com'è Russia? Ok. Allora, Russia, Cina, Brasile, Senegal, Libano. Ne conosci Brasiliano, qualcuno? brasiliano capisco. Brasilia, occhio i Brasiliano lo brasiliani, capisco, devi stare occhio, attento. occhio i brasiliani. Allora, da chi cominciamo? Dalla Russia, ok? Vai. Dalla Russia con la maglia numero 3, Andrea. Твой футбол выражает твою красоту, но вторая она только после твоей парады. Intanto stai calmo e tratta bene Daniele perché questi toni io non li accetto. Puoi ripetere l'ultimo pezzo? L'ultimo pezzettino? Только вторая после твоей парады. È un insulto o un complimento? Lui ce la faccia da bravo ragazzo. Quindi è un complimento? No, quindi è un insulto, Quindi è un insulto, dici che l'abbiamo l'avete travestito da camuffato apposta, insulto? secondo me. Andrea, vuoi tradurci quello che hai detto? Il tuo calcio è bello, ma è secondo solo dopo la tua barba. È secondo solo, è un complimento, è un complimento. Dalla Cina, Gabriele. Gabriele, benvenuto. Di quello che ti senti al tuo mister Daniele De Rossi. 你真的是一个垃圾人。怎么可以用歌舞去玩？谁教过你去踢足球？我弄错干哪？Allora, immagina, primo tempo, state perdendo, lui ti dice questa cosa. Allora, c'è stato un nome, l'ho capito, il paragone con uno dei più grandi maestri del calcio italiano. Presumo insulto, presumo presa per culo più che altro. Ma Gabriele, paragonato a Oronzo Canà, se non. Gabriele, cosa hai detto a Daniele? Fai veramente schifo. Come si fa a giocare con un 5-5-5? Ma chi ti ha insegnato a fare l'allenatore? Oronzo Canà. Non ti permettere mai più neanche tu, non ti permettere. Gabriele, Ronny! Ronny, alzati pure in piedi. Maglia numero 7 dal Brasile, occhio che un po' lo mastica, quindi attento a quello che I dici. parastinchi stanno i parastinchi anche. Eh sì, parasti. Oh, metti che poi ti incazzavi, Sono li seria. menavi. Devono. Erano venuti preparati. Ronny, vai! Professor, sabia che você è il miglior allenatore del mondo? O no? Vou te seguir até o inferno. L'ultimo pezzo non l'ho capito. Prima ha detto, penso, lo sai che sei il miglior allenatore del mondo, una cosa Sì, del genere. di solo l'ultimo pezzo. Solo l'ultimo pezzettino? Vou te seguir até o inferno. Io ho la moglie che parla la lingua, io ho capito. Ti Roba seguirei buona. fino Ti all'inferno. seguirei fino all'inferno, così si fa. Così. Dal Senegal, il nostro fantasista Cheikh. Ciao Cheikh, benvenuto. Ciao. Il mister è tutto orecchie. Ko, ite ka munai kete mba. Ile nyara jibeno ko kato dan fula. E ride. E ride. Pure lui c'ha la faccia troppo buona. Quindi? Faccia buona. Però dai, una buona, un insulto, una buona, questa è Ah, tu insulto. pensi che siamo così Sì, prevedibili? scontatissimo. Che cosa hai detto, Cheikh? Sei un pallone gonfiato. Siamo così prevedibili, sì. Chi è l'autore? Ebbene sì. Dov'è l'autore? Disposti. Siamo prevedibili. Ultimo dal Libano, il bomber Mohamed. Rais, نحن كتير قوية بس لازم نروح على المال اليمين. Qui ci ha fatto pure. Il gesto quello internazionale, io direi insulto, insulto. Insulto? Mister, siamo molto forti. Dobbiamo spingere sulla fascia destra. Ah, era sulla fascia destra, sulla fascia destra. Bravo autore, sei rifatto. Era sulla fascia destra.